Abruzzo da oltre 70 anni confeziona cesti in alluminio, un'arte particolarissima che insegna e tramanda a Patrick Nefusinati, la nostra inviata Isabella Di Chio. Lo chiamano maestro, dalle mani di Nunzio sono nate migliaia di cesti in vimini. Porta avanti quest'arte antica da quando aveva 14 anni, ora ne ha 85 e vive a Patrica, nel Frusinate. Da bambino andava a lezione da un anziano del paese, da allora non ha più smesso. Questa è un'arte praticamente, ci vuole passione e ci vuole pazienza praticamente, quindi avendo passione e pazienza si possono fare tutti questi lavoretti qua. Ci racconta i segreti di questa arte. La prima cosa, bisogna andare per i vimini. E ci sono tre tipi di vimini. C'è l'olmo, l'olivo e il salice. Si smulcia, si fanno i faccetti, si mette da parte e dopo, quando li deve lavorare, si mettono 5 minuti in mezzo all'acqua e dopo si lavora. Ha deciso di tramandare questa sua passione, Nunzio, e fa lezione a coloro che vogliono imparare. Da qua a un lato e si fa la treccia. Un modo di mantenere delle tradizioni e portarle avanti anche in un futuro, perché sono cose che oggi si vedono rarissime. È una cosa che nel tempo si perde e quindi l'interesse di portarla avanti e di mantenere quest'arte viva c'è sempre stata. Per realizzare un cesto di medie dimensioni impiega dalle 3 alle 5 ore. Dalle sue mani nascono tante creazioni. Si siede sulle scale di casa e crea da sempre. Io il miglior tempo che passo a fare questo, praticamente. Lavori in